Buonasera dal TG6, apriamo il telegiornale con la cronaca. Un uomo di 48 anni della provincia di Chieti è stato arrestato dagli agenti della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni Abruzzo di Pescara per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico. In alcuni smartphone sono state rinvenute 2000 foto. Paolo Renzetti. Già arrestato nel 2015 e liberato dal tribunale dopo la convalida, un uomo di 48 anni della provincia di Chieti è finito in carcere con l'accusa di detenzione e divulgazione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico. L'arresto è stato eseguito ieri dagli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Pescara in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale dell'Aquila su richiesta del PM che ha coordinato le indagini. Nonostante ciò ha continuato a perseverare in questa attività criminosa, tanto che le nostre indagini sono continuate e abbiamo constatato che nonostante l'arresto, nonostante il sequestro degli smartphone, aveva conservato lo stesso numero telefonico per non perdere i contatti che aveva già allacciato in precedenza. Durante le indagini sono stati riscontrati, oltre che numerose immagini pedopornografiche, anche un vero e proprio gruppo di cui lui era l'amministratore, e che conteneva ben all'epoca dei fatti 12 membri appartenenti a varie nazionalità, quindi non erano tutti italiani ma sono stati identificati anche all'estero. Per quanto riguarda gli italiani sono state poste in essere delle perquisizioni e hanno dato tutte esito positivo. E per quanto riguarda invece quelli residenti all'estero, parlava di Stati Uniti, Emirati Arabi, insomma persone che abitavano al di là dei confini nazionali, ci sono ancora in corso delle rogatorie internazionali. Ora invece un'operazione dei NAS di Pescara. Nell'ambito dei controlli alle mense scolastiche hanno sospeso l'attività di due cucine e altrettanti istituti. Vediamo. Proseguono i controlli dei NAS nelle mense delle scuole abruzzesi. A seguito di un sopralluogo dei carabinieri e della ASL è stata infatti disposta la sospensione dell'attività delle cucine di due mense scolastiche a Vasto. Si tratta delle cucine del comprensivo Spataro e della scuola Peluzzo, dove si preparano centinaia di pasti per i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria e la cui gestione è affidata alla stessa ditta. L'ispezione degli uomini del NAS, coordinati dal capitano Domenico Candelli, è scaturita dalle segnalazioni dei genitori che frequentano le scuole e ha consentito di rilevare carenze igienico-sanitarie strutturali e materie prime accatastate in locali non idonei ad accogliere magazzini. In particolare nei laboratori di cucina sono state trovate muffe alle pareti. È stata quindi disposta la sospensione immediata fino alla eliminazione delle non conformità riscontrate e al ripristino delle condizioni ottimali. Alla luce del sopralluogo scatteranno delle sanzioni e nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti per la verifica dei menù ed il rispetto del capitolato. Controlli dello stesso tipo effettuati su input del Comando Tutela Salute del Ministero avevano portato nei giorni scorsi anche alla chiusura del deposito utilizzato da una mensa di Francavilla al Mare. Ora ci spostiamo all'Aquila. I lavoratori del call center Globe Network, operante per la compagnia 3, i lavoratori perderanno il posto di lavoro il 30 giugno. Questa mattina è stata organizzata una protesta all'Aquila davanti alla caserma Pasquale assieme alle maggiori sigle sindacali. Gianmarco Menga. Dal 1 luglio potrebbero restare a casa con l'incubo della disoccupazione. È il destino segnato per i 234 lavoratori della Globe Network Call Center dell'Aquila, che ha la commessa per la rete 3. La società H3G, che gestisce la compagnia telefonica, ha infatti ratificato la rescissione dei contratti per il 30 giugno 2016. Per questo, in accordo con i sindacati CGL, CISL, UIL e UGL, è stata organizzata questa mattina una protesta nei pressi della Miternum sulla strada statale 17, davanti alla caserma Pasquali, così da mostrare a tutti la paura e il dissenso per una decisione che potrebbe compromettere il futuro economico di tantissime famiglie. La location è anche strategica in virtù del passaggio in queste ore del Giro d'Italia. Qualche novità comunque si attende martedì prossimo a Roma, dove è in programma un vertice tra i sindacati nazionali e la società H3G. Al nostro microfono Piero Francazio della Wilm L'Aquila e un lavoratore. H3G ha deciso di lasciare questa azienda poiché hanno avuto dei problemi per quanto riguarda il piano di rientro del debito fiscale presentato o non presentato da Globe Network. H3G, da quello che sappiamo noi come segreterie nazionali,
non vuole lasciare a piedi i lavoratori dell'Aquila e neanche l'Aquila, però una cosa è certa, come organizzazioni sindacali presenti in questa azienda qui, non vogliamo assolutamente che venga perso un posto di lavoro. Dal 1 luglio siamo disoccupati, stiamo chiedendo aiuto allo Stato, alle autorità locali, a tutti quanti quelli che possono aiutarci, possono fare qualcosa per salvare 230 posti di lavoro. Novità importanti dopo la pubblicazione del terzo avviso del microcredito in Abruzzo, e a beneficiarne ci saranno anche le categorie svantaggiate. Vediamo. Microcredito, risultati della riapertura del terzo avviso, assessore Sclocco, importante questo. Siamo riusciti a dare una risposta a 715 persone che hanno deciso di aprire una nuova attività o hanno deciso di consolidare un'attività già esistente. E di questi 715, infatti, 312 nuove attività saranno aperte in Regione Abruzzo. Abbiamo dato dei fondi anche a 403 imprese già esistenti. Questo avviso ha avuto una dotazione finanziaria importante di quasi 10 milioni e 400 mila euro, e con questo avviso siamo riusciti a colpire due target. Infatti il 68% delle domande finanziate è fatto da donne e il 77% delle domande finanziate è stato richiesto da categorie svantaggiate. Qual è l'importanza di questo microcredito anche in proiezione futura per quanto riguarda gli FSE? Intanto 49 milioni di euro e 3.500 imprese finanziate sono una risposta straordinaria che questa regione ha dato al tessuto economico, all'intero tessuto economico. E con il nuovo FSE sicuramente sarà replicata, siamo d'accordo con l'assessore Sclocco in questo senso, perché in un momento in cui l'accesso al credito oramai è diventato quasi impossibile per tante piccole imprese, io credo che questo sia lo strumento necessario per tutte queste imprese. Ed ora un aggiornamento per tutti gli automobilisti per il weekend. Una domenica da Bollino Nero per la circolazione su A24 e A25. La concessionaria autostradale Strada dei Parchi informa che nella giornata di domenica prossima, 15 maggio, potranno verificarsi disagi presso i caselli delle autostrade A24 Roma, L'Aquila Teramo e la A25 Torano Pescara per uno sciopero proclamato dalle rappresentanze sindacali aziendali. Durante lo sciopero i varchi con pagamento solo manuale potranno essere chiusi per l'assenza degli addetti alla riscossione ai caselli. Le postazioni chiuse sono riconoscibili dal semaforo rosso acceso e saranno comunque interdette dall'apposita asta chiusa. Rimarranno regolarmente aperti invece i varchi con cassa automatica, in cui si potrà pagare sia con contante sia con carta di credito, bancomat, postamat o via card. Aperti anche i varchi gialli del Telepass. E ora ci occupiamo di un cortometraggio che vede protagonista Campli, e all'interno di questo cortometraggio anche un'attrice d'eccellenza, lei è Maria Grazia Cucinotta, il servizio di Elisa Luz. La cittadina di Campli da lunedì scorso è un set cinematografico per la realizzazione di un cortometraggio diretto da Maurizio Forcella, con la sceneggiatura di Pietro Albino Di Pasquale, dal titolo Timballo, una grande cucina. Nel cast Maria Grazia Cucinotta. Devo dire che qui la natura premia. I camplesi come sono? Basta vedere, anche io l'avete vista, mi hanno accolto come una di casa. Lei già conosce l'Abruzzo? Beh, l'ho conosciuto purtroppo nel periodo forse più brutto, però lo conosco, poi ho tantissimi amici. Le zone più importanti che le sono rimaste nel cuore? Tutte. L'Italia secondo me è tutta, non c'è un posto dove dici ok, non mi piace, l'Italia è bella tutta. Le parole che ha detto su questo cortometraggio? Le parole mi piace, è un piccolo sogno che si realizza, è un insieme, è un messaggio importante per abbattere il pregiudizio, perché comunque puntare il dito significa creare violenza e soprattutto per far vedere che comunque attraverso il cibo la gente si unisce e poi è la promozione di tutto quello che viene dalla terra, una terra come questa che dove la natura ancora ti dà il privilegio di mangiare sano. Il piatto preferito abruzzese è il suo? Ma ieri mi hanno fatto mangiare di tutto, devo dire uno no, mi ricordo che c'era tutto un po' fritto ed era buonissimo.
L'iniziativa, promossa dall'Associazione Itaca, dall'Officina Azzurra e dalla Bro Company di Napoli, è sostenuta dall'amministrazione comunale camplese. Che c'è di più di un cortometraggio per rilanciare Campli, che ha dei tesori spesso non conosciuti. Ieri sera è arrivata Maria Grazia Cuginotta, che diciamo è l'attrice principale di questo film, una diva nazionale ma anche internazionale, conosciuta in tutto il mondo, che crede in questo progetto e sicuramente può essere il viatico, appunto, come dicevo, per far conoscere Campli al mondo. Siamo molto onorati della sua presenza e speriamo, appunto, che ci porti qualcosa di positivo. Questo cortometraggio verrà proiettato a Venezia, a Roma, a Torino, a Cannes, quindi noi siamo lieti di aver aderito a questa proposta che ci è stata fatta. Il corto, girato interamente nel paese teramano, racconta la storia della cuoca Adelina, che ha il sogno di far assaggiare il suo particolare timballo alla conduttrice di un programma televisivo, Maria Grazia Cuginotta. Ci riuscirà grazie a tre idraulici migranti che l'aiuteranno inventando una ricetta connubio tra il piatto tipico teramano e il couscous. È partita oggi l'esperienza della rete delle aree protette marino-costiere d'Abruzzo. L'atto che avvia la rete è stato sottoscritto dal sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, e dall'assessore comunale Marco Marra per le riserve di Punta d'Erci e Marina di Vasto, dal sindaco di Torino di Sangro, Silvana Priori, per la riserva della Lecceta, dal commissario della riserva del Borsacchio, Fabio Vallarola, e dal commissario dell'area marina Torre del Cerrano, Leone Cantarini. Con la deliberazione adottata dai comuni di Roseto, Torino di Sangro, Vasto e dei soggetti gestori di alcune aree protette della costa abruzzese, si è costituita la rete delle aree protette marino-costiere d'Abruzzo per ottimizzare e mettere a sistema risorse, opportunità e progetti. Ora invece ci spostiamo a Teramo perché il Comune ha pubblicato il bando City Help, finanziato con il contributo della Fondazione Tercas, per aiutare le famiglie in difficoltà del capoluogo abruzzese. Sono state ammesse al contributo 65 famiglie, ma le richieste sono maggiori. Ora noi ascoltiamo l'assessore del Comune, Valeria Misticoni. Abbiamo pubblicato la graduatoria del bando City Help, quello per intenderci che riguardava i voucher alimentari, in un piccolo contributo in favore delle famiglie in questo momento in difficoltà economica. E gli ammessi finanziati sono 65 nuclei familiari, il contributo, così come avevamo visto nel bando, va da 600 euro per le famiglie più numerose fino ai 200 euro per i single. Purtroppo 20 persone sono state ammesse perché avevano tutti i requisiti e avevano presentato la domanda con, insomma, coadiuvata di tutti quanti i documenti, però purtroppo non sono stati finanziati perché comunque il contributo che avevamo era di 22.250, quindi aveva un limite, quindi abbiamo fatto la graduatoria fino ad esaurimento. Purtroppo la richiesta di aiuto in questo momento è sempre più forte, viene sia dai nuclei familiari con minori sia da anziani che vivono con la pensione sociale. I voucher potranno essere ritirati da mercoledì 18 al primo piano dell'ufficio attività sociali in via D'Annunzio, agli orari ovviamente di apertura degli uffici. E sono 5 i punti vendita che hanno aderito alla convenzione, all'invito fatto dal Comune un mese fa, e quindi sono 5 punti vendita dove gli utenti ammessi e i possessori di voucher potranno andare a spendere questi voucher. Restiamo a Teramo, si svolgerà sabato la premiazione del progetto energicamente rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Alfredo Primante. 13 classi di 4 istituti comprensivi di 4 comuni per un totale di circa 300 alunni. Sono questi i numeri per l'Abruzzo del progetto Energicamente, che ha coinvolto anche altre due regioni, Toscana e Marche. Sabato prossimo a Teramo si svolgerà l'ultimo atto del progetto, che coniuga energia, ambiente e scuola. È la fase conclusiva di un percorso che dura sostanzialmente tutto l'anno scolastico, perché si inizia a settembre con gli inviti alle scuole e ai bambini, e con i vari concorsi ai quali i bambini lavorano in classe durante tutto l'anno, e poi finalmente si sfocia in questa grande festa, sperando che il tempo ci assista, in cui potranno giocare, potranno divertirsi, con sullo sfondo sempre il tema dell'energia. La campagna ha visto incontri in classe tenuti da operatori di Legambiente con l'ausilio di kit didattici al fine di creare un'esperienza ludico-educativa per promuovere l'importanza della tutela del territorio. Sabato nella Sala San Carlo del Museo Civico ci sarà la premiazione del concorso Re-Energy e del concorso Green Pirates.
È un progetto che prevede 6 ore di lezioni in classe, 2 concorsi, uno legato alle famiglie e uno rivolto ai bambini, e infine la festa dell'energia in piazza, quindi dopo un anno scolastico passato sui banchi finalmente si va in piazza a giocare. Ora apriamo la pagina dello sport con un estratto della trasmissione di ciclismo Velo di TV6 andata in onda ieri sera, dove in studio con Jacopo Forcella c'era Danilo Di Luca e ha parlato del suo libro pubblicato Bestie da Vittoria e dei molti enigmi che avvolgono il mondo del ciclismo. Vediamo. Il sistema del ciclismo è tutto quello che gira attorno al ciclismo, che non sono i corridori, cioè squadre, sportivi, Unione Ciclistica Internazionale, Federazione Ciclistica Italiana e altre federazioni di altri paesi, organizzatori delle grandi corse, tutto questo è il sistema, ruota tutto attorno a loro. Il ciclista e i ciclisti sono gli ultimi. Il doping e l'antidoping è il business del ciclismo. Secondo me è racchiuso tutto qui. Danilo Di Luca fosse nato in Texas e si chiamasse Lance Armstrong, lo avrebbero trattato in maniera diversa? Ma sicuramente sì. Questo sono convinto al 100% di questo. Armstrong ha dovuto confessare, altrimenti lo mettevano in galera, cioè senza neanche starlo a dirgli né mai né perché. Rifarei tutto quello che ho fatto perché ho scelto di fare il ciclista, perché ho scelto di fare soprattutto il ciclista professionista. Seconda risposta, oggi a 40 anni vedo quello che ho avuto dal ciclismo e tutto quello che è successo dopo. Quindi magari sarei più titubante a scegliere se correre in bicicletta o fare un altro mestiere. Il ciclismo è lo sport dei più veri, secondo me. Ora invece apriamo la pagina dedicata al calcio dalla Serie B e dal Pescara. Una seduta di rifinitura stamattina per il Pescara per la gara di domani a Modena. Non convocato Campagnaro, c'è invece Crescenzi che però partirà dalla panchina e il tecnico Oddo dovrebbe confermare la squadra che ha battuto il Lanciano. Sicura la conferma della difesa, se dovessero esserci novità per gli altri settori, Bruno e Pasquato sono in lizza per una maglia. Pericolo diffidati sono a un giallo dalla squalifica Fornasi, Benali e lo stesso Pasquato. Ora invece ascoltiamo le dichiarazioni del tecnico. Partita dura, nel senso che affrontiamo una squadra che ha necessità, obbligatorietà di vincere, perché poi oltre a noi ha un'altra gara dura che mi sembra che vada a Novara, e quindi ha bisogno di fare 3 punti. Non so come l'affronterà, non credo che faccia una partita da rimbaggio, anche perché perdere sarebbe per loro disastroso. E farà una partita attenta, giocano in casa, devono vincere e proveranno a vincere. Tutti i giocatori abbastanza in là con l'età, questo vuol dire che sono giocatori comunque di categoria, che hanno una certa esperienza e in queste partite magari sono cose importanti. È anche una buona squadra, secondo me. È una squadra che è in salute perché sta bene, ho visto le ultime 2-3 partite, stanno bene. Quindi guai a sottovalutarli, perché ci attende una partita molto dura. Noi andiamo a Modena per vincere, come facciamo dall'inizio a provare a vincere, come abbiamo sempre fatto, perché è la nostra indole, la nostra mentalità. Poi se saranno più bravi loro non la vinceremo, però la nostra idea è quella di vincere. Noi non andiamo con l'idea di fare un punto, anche perché l'unica nostra certezza, come ripeto da un po', è che con 6 punti siamo terzi, quindi non dobbiamo badare agli altri, perché c'è la possibilità che altre squadre, chiunque possa fare, cioè il Trapani possa fare 6 punti, e quindi noi dobbiamo badare a noi stessi e cercare di raccogliere il massimo che c'è. E il massimo che c'è vuol dire 6 punti. Vediamo se fare 4-3-2-1, 4-3-1-2, in base a quello potrebbe cambiare una pedina, non due massimo, non di più. Ma sempre ho tanti giocatori che stanno bene, Pasquato sta bene, Bruno sta molto bene, quindi vediamo. E per
la Virtus Lanciano, domani gara al Biondi con la Ternana, ha recuperato Marilungo che sarà della partita, gli assenti saranno Aquilanti, sostituito da Rigione, e lo squalificato Bacinovic. Il tecnico Maraiulo sta ancora vagliando come sostituire il centrocampista, ipotesi Giandonato o accentramento di Vitale. Maraiulo non nasconde la soddisfazione per la restituzione dei punti, ma predica calma in vista del fondamentale match di domani. Vediamo. Non si può essere bugiardi, perché la speranza chiaramente era tantissima, però questi tre punti in questo momento della stagione, a due partite dalla fine, chiaramente ci alzano il morale alle stelle, anche se siamo e dobbiamo essere consapevoli che mancano due partite che possono essere fondamentali e difficili nello stesso tempo. La realtà dice che abbiamo tre punti di più e che le possibilità di salvezza sono sicuramente aumentate, però nello stesso tempo per far sì che queste due partite ci diano la matematica salvezza, bisogna affrontarle sia a livello tecnico e tattico, ma soprattutto a livello psicologico, nella maniera migliore, perché altrimenti veramente si scioperebbe tutto. Con la Ternana sicuramente temo proprio la spensieratezza con la quale la Ternana verrà a giocare, non avendo più grandissimi obiettivi, visto che salva matematicamente, ma proprio in queste occasioni tante volte, quando uno gioca con grande serenità, chiaramente può essere anche un grande vantaggio. Marilungo in queste 16 partite che abbiamo fatto insieme intanto aveva sempre giocato, e chiaramente un motivo ci sarà, ma poi il ragazzo non si discute non solo sotto l'aspetto tecnico-tattico, ma anche sotto quello della personalità. Questa settimana abbiamo cercato insieme allo staff medico e dei fisioterapisti di curare attentamente. Il ragazzo si è allenato, non è al 100%, però diciamo che quasi certamente ce la farà per sabato. Ora scendiamo in Lega Pro con l'Aquila, dove arriva il duro sfogo di Chirieletti, l'ex terzino rossoblu. A seguito della rescissione del contratto dei giorni scorsi, il giocatore era stato coinvolto in aprile in uno screzio con alcuni tifosi, rimediando il DASPO dalla questura. L'ascoltiamo. Mentre la squadra di Perrone sta preparando nei minimi particolari la gara di andata dei play-out contro il Rimini del prossimo 21 maggio, nelle ultime ore si è alzato un nuovo polverone in casa L'Aquila. Ad accendere la miccia è stato l'ex terzino Cristian Chirieletti, fresco di rescissione dopo lo screzio avvenuto in aprile con alcuni tifosi aquilani, a seguito della sconfitta contro il Siena, nelle vicinanze dello stadio Fattori. Un tafferuglio costato al giocatore il DASPO, pena inflitta anche a suo padre e ad otto ultra rossoblù. Chirieletti ha voluto commentare sulle colonne di una testata online il comportamento del club rossoblù, spiegando come l'Aquila abbia raccontato solo cose convenienti, quando invece mi dicevano di star tranquillo perché avevano parlato con i tifosi e chiarito il tutto. Poi mi hanno invece comunicato che il contratto era rescisso, senza spendere una parola, senza chiarire mai niente, quando invece sarebbe bastato un reale colloquio con i tifosi. Non è tardata ad arrivare nel pomeriggio di ieri la piccata risposta del club, per voce dell'amministratore unico Antonio Ranucci. L'esternazione di Chirieletti, oltre ad essere stata inopportuna, contiene anche molte inesattezze. La situazione ambientale lo preoccupava molto. Di fronte a questa e ad altre inconfutabili motivazioni, il giocatore ha spontaneamente accettato l'evidenza per la quale non vi erano più le condizioni per proseguire il rapporto. Ci siamo salutati affettuosamente, con la promessa da parte mia che se avessi potuto favorire una conciliazione di natura giudiziaria tra il giocatore e i suoi familiari di tifosi, lo avrei fatto. Ribadisco l'infondatezza e l'inopportunità delle sue parole, con le quali ha riportato male i fatti nei quali, volente o nolente, è parte integrante. Intanto, sul fronte squadra, l'Aquila giocherà domani un amichevole in famiglia con la Berretti. Sarà l'occasione per valutare il pieno recupero degli infortunati, tra cui il centrale difensivo Emanuele Pesoli, tornato in settimana stabilmente in gruppo.
Sembra sempre più vicino il divorzio fra il tecnico rosso biancorosso Vincenzo Vivarini e il Teramo. Manca solo l'ufficialità e non sarà più l'allenatore del Teramo. Dopo il lungo incontro di due giorni fa in cui le parti hanno analizzato anche con toni molto accesi quanto non è andato nella stagione appena chiusa, ieri il presidente Campitelli e lo stesso Vivarini hanno avuto un nuovo confronto al termine del quale si è arrivati alla decisione di non proseguire più insieme. A questo punto si aspetta soltanto la firma sulla risoluzione consensuale del contratto che lega Vivarini al Teramo per un altro anno. Solo dopo ci sarà l'annuncio ufficiale. Di fatto però il dopo Vivarini è già iniziato e Fulvio Pea è il principale candidato alla panchina del Teramo, ma la società sta vagliando anche altri profili. Ora ci occupiamo di calcio a 5. Ieri sera al Palaroma di Montesilvano l'Acqua e Sapone si è aggiudicata per 4-2 la gara d'andata della semifinale playoff contro l'Asti. Martedì si disputerà la seconda partita e in caso di pareggio per la squadra di Bellarte si apriranno le porte della finale scudetto. Acqua e Sapone a 40 minuti dalla finale scudetto. Una partita superlativa quella giocata ieri sera dai ragazzi di Massimiliano Bellarte contro l'Asti, vincitrice della regular season. Martedì sera la gara 2 e se l'Acqua e Sapone dovesse uscire indenne dalla trasferta piemontese e quindi anche con un pareggio, la finale sarebbe realtà. Altrimenti gara 3, sempre ad Asti, giovedì prossimo. Ma tornando al match del Palaroma, la squadra del patron Barbarossa ha ipotecato il successo con un primo tempo sontuoso, sbloccando subito la situazione con un 1-2 micidiale nei primi 7 minuti. Prima il tap-in di Paulinho, poi la conclusione da posizione defilata di Burrito, che aveva dato il là all'azione con una discesa sulla sinistra. Asti ha qualità e non appena si è lenita la pressione dei padroni di casa, ha trovato il gol con un sinistro violento di Ramon. Ma allo scadere della prima frazione Jonas ha ripristinato le distanze, ruba palla e con un sinistro in corsa fulmina il portiere Orange. Prevedibile il ritorno di Asti nel secondo tempo, il solito Bertoni accorcia sul 3-2, ma Marella diventa protagonista fermando il tiro libero dello stesso Bertoni e compiendo altri interventi. E quando Asti cerca il tutto per tutto col portiere di movimento, Burrito, a 90 secondi della fine, intercetta un pallone e disegna un preciso lob dalla sua metà campo. 4-2 e partita chiusa. Grande soddisfazione per l'Acqua e Sapone, ma Paulinho tiene i piedi per terra. Non abbiamo fatto nulla, neanche io personalmente, però sappiamo che lo più bello ancora manca, no? Però sono molto contento con la prestazione della squadra, con le ultime due partite mie che sto prendendo questa fiducia, essendo questi giocatori che cercavano, no? Che hanno portato qua. E andiamo lì a Asti con la stessa illusione e fiducia per prendere un punto. Ora il ciclismo partirà da Colle Maggio all'Aquila domenica mattina, la prima edizione della gara Gran Fondo di ciclismo valida per il circuito WISP. Sono previsti due percorsi in base all'abilità dei ciclisti amatoriali, partenza prevista per le ore 9, al momento sono oltre 400 gli iscritti. Vediamo. Una giornata all'insegna dell'epopea del ciclismo. Dopo soli due giorni dal passaggio del Giro d'Italia, domenica 15 maggio si correrà la prima edizione della Gran Fondo Città dell'Aquila. Un evento del genere non era organizzato in città da lontano 2006. La partenza è prevista alle ore 9 dal viale di Colle Maggio. All'arrivo verrà offerto un rifocillante piatto di pasta per circa 1000 persone tra atleti e partecipanti. La manifestazione, con una forte ricaduta sul territorio aquilano in termini di visibilità, sarà valida come prova del circuito Giro d'Italia WISP. La Gran Fondo Città dell'Aquila si svolgerà su due percorsi, uno lungo di 127 km con dislivello di 1960 metri, mentre un altro medio di 83 km con il dislivello di 1180 metri. La corsa è aperta a tutti i possessori di una tessera ciclistica di ambo i sessi che abbiano compiuto i 15 anni di età, tesserati alla WISP, settore ciclismo, FCI o ad un ente di promozione aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo o in possesso di tessera internazionale riconosciuta dall'UCI. Ai cicloturisti di qualsiasi età e a tutti i minori di 19 anni è consentita la partecipazione esclusivamente al percorso medio. Grande successo intanto finora per quanto riguarda le iscrizioni, come ci spiega l'assessore allo sport del Comune dell'Aquila, Emanuela Iorio.
Già 2 giorni dalla gara sappiamo che ci sono sicuramente 400 iscritti che naturalmente molti di loro porteranno le loro famiglie qui all'Aquila, già hanno cominciato ad arrivare diversi nuclei familiari. È una ricaduta importantissima sia dal punto di vista proprio di far conoscere i nostri territori a tante persone che verranno da fuori, sia per quanto riguarda proprio anche l'economia della nostra città, perché se intendiamo la Gran Fondo così come intendiamo che sia il primo step di un lungo percorso, ci auguriamo che continuerà anche negli anni, pensiamo appunto di riuscire a far sì che questa Gran Fondo Città dell'Aquila diventi uno degli eventi nazionali importanti e quindi sarà inserito in un circuito con notevoli ricadute economiche sul nostro territorio e sulla nostra città. Il TG6 finisce qui e il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Buonanotte.